il sindaco di Castelli Rinaldo Seca con il concerto ensemble Labirinto Armonico, anche per far conoscere un luogo sacro, storico di Castelli, cioè la chiesa di San Rocco. Sì, questa giornata è stata ricca di appuntamenti. Nel pomeriggio è stato appunto questo momento con la musica classica all'interno della chiesa di San Rocco. Abbiamo pensato a questa iniziativa, questa notte romantica, anche per permettere ai visitatori di conoscere più situazioni del comune di Castelli, del borgo, quindi comunque la piazza, la chiesa e anche altri attrattori come il museo che sono rimasti aperti in questa giornata. E i luoghi sacri sotto l'aspetto della ricostruzione hanno tenuto un po' di più. In gergo si dice che quello che veniva costruito tanti anni fa era costruito meglio. Voi sotto questo aspetto come siete messi? Ma purtroppo gli edifici di culto danneggiati in generale in provincia di Teramo sono tantissimi, nel particolare anche a Castelli. Noi abbiamo riaperto da dicembre la nostra chiesa madre di San Giovanni Battista, danneggiata sia dal sisma 2009 che dal 2016. Fortunatamente questa piccola chiesetta, questa piccola cona non ha subito danni, però tanti edifici di culto del territorio sono in questo momento inagibili, quindi comunque con tante difficoltà anche per celebrare le funzioni, quelle diciamo settimanali, a cui ovviamente tutti i devoti fedeli sono insomma affezionati e ci tengono. Pierluigi Mencantini per questo concerto particolare, perché oltre a dare un impulso sotto l'aspetto musicale bisogna far ripartire un territorio martoriato dal sisma e non solo. Sì, martoriato non solo. Sì, certo. Allora, vado per ordine. Il concerto è stato un concerto con strumenti d'epoca, strumenti filologici, quindi insomma abbiamo questa sera eseguito un autore importante contemporaneo, Johann Sebastian Bach, che era Telemann, un'opera esercizi musici che all'interno di questo contenitore che scrisse per ogni sorta di strumento abbiamo insomma eseguito 5 sonate scritte per questi strumenti, appunto il flauto diritto, il violino e il basso continuo. È chiaro che per quanto riguarda il discorso della cultura in Abruzzo si fanno tantissime cose, anche cose pregevoli, eccetera. Il problema del terremoto ha dato un colpo veramente mastodontico a questa regione. È chiaro che io penso che occorreranno moltissimi anni per risalire la china, però questo è già una grande partenza, il fatto che ci sia insomma questa collaborazione provinciale di tantissimi comuni che hanno aderito, quindi questo bellissimo circuito depone sicuramente bene al prosieguo di questo discorso artistico-musicale. Forse potrà sembrare una domanda banale, ma si può ripartire dalla musica, si può ripartire dall'arte? Si può sicuramente partire dall'arte, ripartire dall'arte, ripartire dalla musica, dalle arti in genere. Ma d'altronde la storia ci insegna ciò che era accaduto, quel grandissimo terremoto, quel disastro che fu in Avezzano, nella Marsica, e parliamo di insomma, centinaia di anni fa, insomma. E quindi con distanze di centinaia di anni insomma si è ricostruito e si è ripartiti appunto dall'arte, dalla musica. Molti compositori del fine 500, del 600 della Marsica, è vero sì che per sbarcare in un ario andarono a Roma, andarono anche oltralpe, ma è altrettanto vero che molti sono ritornati nel nostro territorio della Marsica, e quindi questo depone e fa sperar bene, insomma, ecco. L'augurio è questo. Una tappa di Abruzzo dal vivo che deve aiutare a far rivivere i borghi colpiti dal sisma.
Sì, oltre a una ricostruzione fisica di quelle che sono le strutture, che tra l'altro deve assolutamente ricevere nuovo stimolo perché dobbiamo accelerare, però c'è bisogno anche di una ricostruzione di un tessuto sociale e vivace dei territori. E questo festival sicuramente può dare una mano in tal senso. Io mi sento di ringraziare sia il MIBACT che la Regione Abruzzo per gli sforzi che sono stati fatti e speriamo che per tutti questi poveri territori martoriati questo festival possa essere d'aiuto. Sotto l'aspetto proprio della ricostruzione a livello materiale, come siamo messi qui a Castelli, o se ci sono i soliti intoppi che purtroppo bloccano un attimino il ritorno dei concittadini e poi la bellezza anche artistica di questi paesi dell'entroterra che hanno bisogno appunto di riprendere vigore. Ma la situazione di Castelli è eterogenea nella complessità, perché noi abbiamo subito il sisma del 2009. Poi quando stavamo iniziando un percorso di ricostruzione è arrivato il nuovo sisma 2016-2017 con la nevicata storica e quindi la situazione è molto complessa, ci sono aggregati danneggiati dal 2009, aggregati dal 2016 e aggregati sia dal 2009 che dal 2016. Adesso a livello sia normativo che finanziario sono state, diciamo, la strada è stata imboccata, c'è bisogno di accelerare sia con gli uffici che con i tecnici, insomma anche chi ha ruoli di amministrazione pubblica. Questa sera però è il momento di rilassarci un attimino e di gioire davanti a questo spettacolo. Questa sera sì, è il momento, diciamo, di rimanere sbalorditi davanti allo spettacolo del Teatro del Ramino, che sicuramente è uno spettacolo molto suggestivo e quindi questa sera festeggiamo. Thank you.
Allora siamo con Mario Facciolini, che quando può torna nel paese natio, anche se ora l'incarico da sindaco di Montorialvo Mano lo tiene un attimino più distante. Sì, ma è il paese dove sono nato e sono vissuto fino a 30 anni e c'è una parte del mio cuore insieme a Montorio, no? Che rappresenta il paese che mi ha adottato in fondo, e questa è la verità. Sono, il mio cuore è diviso in due automaticamente, è un cuore giusto, che ogni paese ha la parte giusta. Può esserci o deve esserci una sinergia tra i paesi che hanno subito i danni del sisma per cercare, di solito si dice le mani, una mano lava l'altra e tutte e due le mani poi lavano il viso, e allora c'è bisogno di una sinergia importante per far rinascere questi piccoli borghi, borghi più belli d'Italia, che ora vivono la difficoltà del sisma e non solo. Ecco, Castelli è tra i 10 borghi d'Italia più belli, Montorio ha le sue bellezze. La sinergia non ci deve essere solo per quello che è stato l'evento negativo del sisma. La sinergia è determinante per il futuro di questi posti che sono nell'entroterra. Quindi, lavorando insieme, sicuramente possiamo ambire a situazioni e forse una vita diversa. Come dicevo con il sindaco Sega, questo Abruzzo dal vivo itinerante, questo tour che porta tanti cittadini, ma soprattutto mostra tramite l'apparecchio televisivo quelle che sono le peculiarità e le qualità dell'entroterra abruzzese. Però le istituzioni devono fare qualcosa di più. Cosa principalmente? Le istituzioni hanno una parte importante e dobbiamo far conoscere le nostre peculiarità, dobbiamo trasmetterlo, perché le cose che abbiamo e ce le teniamo per noi sicuramente non riusciamo a divulgarle, e se non riusciamo a divulgarle automaticamente non possiamo aspettarci un ritorno che vengono da loro. Le nostre peculiarità devono essere sicuramente messe in evidenza dagli strumenti televisivi, tecnologici. Dobbiamo far conoscere il nostro entroterra, dobbiamo far conoscere tutto quello che ci rappresenta, ma soprattutto la nostra storia. Io dico che dobbiamo sicuramente fare sinergia, ma anche in questo essere uniti per promuovere tutto quello che è il nostro territorio, le nostre radici. Grazie! Teatro del Ramino, io sono seduto alla sommità di una scalinata e voi siete sui trampoli, ma era l'unico modo per incontrarci in questo luogo fantastico. Dobbiamo dargli vita, questa sera avete regalato tantissime emozioni e il pubblico ha apprezzato questa energia che voi con il fuoco e con tante battaglie, esatto. Ma sono battaglie positive. Esatto. Sì, allora diciamo che noi abbiamo un palcoscenico che ci portiamo dietro. Anzi, diciamo sotto di noi, abbiamo un palcoscenico, ci chiamiamo Teatro del Ramino perché il ramino è un legno antico, un legno con cui venivano costruiti i tramboli fin dall'antichità, perché ha una fibra dritta. Oggi non si trova più perché è protetto, perché praticamente è l'habitat degli orangotango, quindi non può essere più tagliato, e abbiamo sostituito il legno, ma il nome è rimasto perché noi vogliamo portare quest'arte che sembra nuova, ma è un'arte antica, che si faceva proprio sul sagrato delle chiese, davanti alle chiese, dei saldi in banchi a livello medievale. E quindi sono felice di parlare con te in questo che è il nostro, chiamiamolo così, habitat naturale. Questa è stata una serata fantastica, noi siamo arrivati qui, c'erano dei nuvoloni, poi
sembrava che non ci fosse pubblico, poi magicamente abbiamo aspettato il calore della piazza, questa notte romantica, che in uno dei borghi più belli d'Italia, e si vede tra l'altro, un po' martoriato dal terremoto, ma credo che gli dia pure vita questa cosa, che stia rinascendo, perché vedo un calore, vedo nelle facce, vedo tutti i sorrisi, quindi alla fine la cosa sta andando avanti. Noi abbiamo recepito dal pubblico questo calore e ogni volta cerchiamo di regalarlo, e questa è stata una piazza che per noi ci ha dato tanto. I tuoi compagni di viaggio chi sono? Perché naturalmente girate l'Italia in lungo e in largo, e quando potete, come questa sera, date anche una evidenza sotto l'aspetto sociale. Sì, sì, logicamente noi raccontiamo quelle che sono le nostre emozioni, le nostre storie. Noi abbiamo fatto diversi spettacoli, uno tra tanti è lo spettacolo che abbiamo fatto sul Cammino di Santiago, e ogni volta che facciamo uno spettacolo cerchiamo di raccontare quella che è la nostra esperienza. E quando abbiamo fatto lo spettacolo di Santiago, noi abbiamo deciso prima di fare il pellegrinaggio con i tramboli. Credo che siamo stati gli unici al mondo a fare questa pazzia, e siamo partiti, abbiamo fatto 50 km e siamo arrivati fino a Santiago sotto la cattedrale, e poi da lì, dalle esperienze, dalle fatiche, dalle sofferenze, dalle difficoltà è uscito fuori questo spettacolo. Questo spettacolo, quello che abbiamo portato qui in scena questa sera, è uno degli spettacoli più antichi, nati dalla nostra fantasia, dalle nostre esperienze, dalle nostre paure, dai nostri sogni. Il motto è: quando fantasia e sogno si abbracciano e creano spettacolo. Cerchiamo sempre di essere moderni, se ci riusciamo, o perlomeno non mai noiosi, perché secondo me la piazza deve essere viva, devi vedere le persone che si divertono e gli trasmetti quell'emozione che sempre vuole. Allora, i miei compagni di viaggio sono Francesco e Luigi. Noi sono qui, sono due, gli altri nel frattempo si sono cambiati, ma li voglio salutare tutti, perché anche quelli che sono rimasti a casa, perché logicamente lo spettacolo va avanti, la compagnia è composta anche da altre persone. Però diciamo che noi siamo qui a rappresentare quello del Teatro Ramino. Siamo felici di essere qui, sono contento, io sono stato qui, vi racconterò una storia che forse non c'entra niente con il teatro, però sono stato qui il 10 giugno con una pedalata, abbiamo fatto una pedalata con la bicicletta per arrivare a Rigopiano, dove ci sono due nostri concittadini che sono morti, quindi abbiamo fatto questa cosa. Quindi mi riempie anche d'orgoglio magari rappresentare Castignano, che è il paese da dove veniamo quasi tutti, in questo posto che è stato martoriato e vittima di queste situazioni che sicuramente non sono belle, ma bisogna andare avanti, e noi cerchiamo di portare positività e quel che possiamo, insomma, in questo modo. E poi è bello il messaggio: Abruzzo dal vivo, e per farlo rivivere questa sera sono arrivati dalla Regione Marche degli artisti veri e genuini. Ti ringrazio, noi siamo delle Marche, ma siamo di rimpettai, perché poi io ho molti rapporti con Abruzzo, molti amici in Abruzzo, e dico che noi forse siamo molto più vicini, noi ascolani molto più vicini a quello che è il popolo abruzzese rispetto al nord delle Marche, che è completamente un'altra regione, diciamo, rispetto a voi. Quindi ci sentiamo molto legati anche dal male che c'è stato in questo sisma, e ci teniamo, insomma, a tirarci su e a essere con voi in questa serata magica, questa serata romantica, in uno dei borghi più belli d'Italia, e devo dire che è uno dei più belli d'Italia, non è a caso.